Incontri, abbracci, canti e sorrisi, la Dunata Nazionale degli Alpini a Trento ha colorato ed animato la città senza dimenticare i tragici eventi di 100 anni fa. Al via i lavori di ampliamento e riqualificazione del Museo Nazionale degli Alpini del DOST a Trento in occasione della Dunata, la posa della prima pietra. Dopo quasi 13 ore di sfilata con la Maina Bandiera, il passaggio della stecca è calato il sipario sulla 91esima Dunata degli Alpini a Trento, un'edizione ricca di emozioni e ricordi suggellata dalla presenza del Capo di Stato Mattarella. Oh Beppe, ciao Mario, ciao, quanto tempo! 45 Beppe? 45 anni che ci sono, da lontano 73. A Pontebba? Di Amine, che avventure, che vicende, ha vissuto insieme... Vale. Incontro è forse racchiuso in questa parola il vero senso della Dunata degli Alpini, perché è nell'incontro con l'altro che nascono le emozioni, i sorrisi, i ricordi, i progetti, in un mondo fatto sempre più di rapporti virtuali in cui il piacere dell'incontro si sta perdendo, ci pensa la Dunata a riavvicinare le genti, a farle sentire unite in un miscuglio di dialetti che disegnano l'Italia intera. Che te stai piace a Dom? No, a Magadesha, a Gandum. Allora, Gandum dai, le porto bene che da vedla. Va bene, ciao. Dai, mi raccomando, lei c'è, fa il giro, va al Dom, e la portura tre, va a Polenta, chi va a Polenta? Che almeno, non è Polenta degli Alpini. Va bene, dai, tutti i tranquilli che fai. Va bene, dai. Facciamo il brindisi, seguitemi. Abbassa, abbassa. Abbassa, abbassa, abbassa. Accosta, accosta, accosta. Alla saluta nostra. Dai che andiamo a casa, io stasera così, dai che andiamo. Dai. La Dunata è un'invasione pacifica di cappelli con la penna, di veci e boccia che una volta all'anno affollano le strade e le piazze della città che con tanto orgoglio si è candidata ed è stata scelta per ospitare l'appuntamento più importante dell'ANA. Anche Trento si è vestita con l'abito migliore, quello tricolore, per accogliere degnamente le migliaia di penne nere giunte fin qui da ogni parte d'Italia e del mondo. Ha sfoggiato il vestito della festa, quello più bello, verde, bianco e rosso. Un abito che appena indossato qualcuno ha cercato di macchiare, ma senza riuscirci. Trento ha accolto gli alpini per la quinta volta nell'intera storia delle adunate, dopo il 1922, il 38, il 58 e l'87. Le immagini in bianco e nero hanno lasciato spazio ai colori, ma basterebbe sbiadirle un po' per rivedere le stesse scene, gli stessi abbracci, lo stesso calore. La Dunata Dolomitica, la Dunata della Pace, la Dunata 2.0, tutto a portata di smartphone, ma con un occhio comunque alla cartina, per due passi a piedi tra il Palazzo del Buon Consiglio, il DOST Trent, il Duomo e i magnifici palazzi e monumenti del centro. La Dunata è occasione per tornare a cantare insieme, per guardarsi negli occhi e nella stessa direzione, per risvegliare quel senso di appartenenza alla nazione che, per quanto strattonata e a tratti sgualcita, è fatta di gente vera, concreta, che ha ancora voglia di riconoscersi in essa e che anche nei momenti di festa non dimentica ciò che accadde nei tragici eventi di 100 anni fa. Posa della prima pietra della struttura che porterà all'ampliamento e alla riqualificazione del Museo del DOST Trent in occasione della 91esima Dunata degli Alpini, un progetto ambizioso sottoscritto lo scorso anno dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, e dal Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, frutto di una grande e significativa sinergia, sostenuta economicamente e idealmente anche da Comune e Provincia di Trento. I lavori consisteranno nella riqualificazione non solo del manufatto centrale, storico del museo, inaugurato il 15 marzo del 58 in occasione della 31esima Dunata Nazionale, ma anche l'ampliamento della superficie espositiva con un significativo aumento della capacità di posizionamento dei numerosi reperti e cimeli custoditi, unici nel loro genere. Questo è un grande apporto alla cultura, apporto alla storia, apporto alla verità, apporto all'alpinità, ma apporto in realtà a quella unione, a quella unità nazionale che Mattarella sempre ci chiede. Mi pare di dire che ci sono tante valenze. Ricordare per avere senso di ciò che è stato,
vuol dire guardare al futuro, e quindi ci auguriamo che qui vengano tante scuole, tanti giovani, e soprattutto siamo convinti di affidare questo investimento a un'associazione straordinaria che è l'Associazione Nazionale Alpini, che ne curerà la gestione e che saprà valorizzare al meglio una storia ricca che ha bisogno di essere messa in una vetrina ancora più bella. Sempre il Dostrent, sulla cui roccia è scolpito dal 1943 per gli alpini non esiste l'impossibile, si sono concentrati i lavori di ripulitura da parte dei volontari della Protezione Civile che, come vuole la tradizione, restituiscono al territorio che ospita la Dunata il recupero di un sito. Noi nello specifico abbiamo deciso di prenderci in mano il Dostrent, che era anni che non veniva ripulito. Abbiamo portato via tantissimi camion di materiale secco e rotto e abbiamo disboscato, falciato. Ecco, abbiamo fatto 122 giornate lavorative con tutti i 11 nuclei che ho sparsi nel Trentino. Settimanalmente veniva un nucleo qua, stava tutto il giorno e abbiamo fatto questo grande lavoro. Alle 21.43, dopo quasi 13 ore di sfilata, con la Maina Bandiera, il passaggio della stecca è calato il sipario sulla 91esima Adunata Nazionale degli Alpini a Trento. Al motto di "Per gli alpini non esiste l'impossibile", le 80.000 penne nere hanno ricordato a tutti la storia di cui facciamo parte, l'assurdità della guerra, il valore della pace. Direi che è stata una grande adunata. È chiaro che alla fine dell'adunata le emozioni sono tante, le sensazioni sono tante, e però anche l'entusiasmo è tanto, perché l'ho visto in tutte le sezioni che sono passate, in tutti i momenti da questa mattina, ovviamente con la presenza del Presidente della Repubblica, che ha dato veramente un tono e una dimensione diversa a questa nostra adunata, ma diversa, se mi permettete, direi quella giusta, perché l'adunata nazionale degli alpini è qualcosa a livello nazionale. Allora io credo che meriti anche la presenza del Presidente della Repubblica, e lo ringrazio comunque per essere venuto, e l'ho visto tra l'altro veramente emozionato e che ha colto veramente il senso in quell'ora e mezza che è rimasto qui con noi di cosa vuol dire la Dunata Nazionale degli Alpini. Io non voglio fare paragoni con nessuno, però io dico che la Dunata Nazionale degli Alpini è unica, e quella di Trento è stata veramente unica. L'impeccabile lavoro del comitato organizzatore e dell'intera sezione trentina ha fatto sì che la Dunata, attesa per un anno intero, lasciasse spazio alle emozioni. Credo che quando mi sono fermato a vedere, a salutare i miei alpini che passavano e tutti mi venivano, mi battevano, mi davano la mano, no, con le lacrime agli occhi, che credo che questo è un ricordo della Dunata, della chiusura. Ma poi tutti questi giorni ho incontrato tantissima gente, tantissimi trentini che ci facevano i complimenti e una pacca sulla spalla, no? E vedevi proprio la gioia dei trentini per questo grande evento. Ora, con il passaggio della stecca, la sezione di Milano ad avere l'onore e l'onere di organizzare la Dunata 2019, la Dunata del centenario dell'ANA. Milano è la città che ha dato i natali all'Associazione Nazionale Alpini, è la città lombarda che ha avuto, l'unica città lombarda che ha avuto un reggimento, il 5° reggimento alpini, e cercherà di essere degna prosecutrice di quelle che sono state le glorie del passato dei nostri beci. Ce la metteremo tutta.